Una foto ingiallita dal tempo che di colpo diventa di un colore nuovo. Il colore che può avere una bimba di appena un mese, destinataria di una lettera pubblica che le mandano tre dei suoi familiari più stretti. Cara Alice, oggi nel 25° anniversario dell'omicidio di Demetrio Quattrone, tuo nonno, e a qualche settimana dalla tua nascita, abbiamo deciso di regalarti una foto di famiglia. Non quella che si mette sulle mensole, ma quella che si porta nella memoria e nel cuore. Scrivono così la mamma della piccola Maria Giovanna e gli zii Rosa e Nino, figli dell'ingegnere Demetrio Quattrone, un funzionario dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, ucciso nel 1991 quando aveva 42 anni. Il professionista è stato ammazzato qui, dove la figlia Rosa accetta di condurci, nella stradina di Villa San Giuseppe che porta a quella che al tempo era la casa studio della famiglia Quattrone e che oggi il comune segnala al pubblico per l'antichità del mulino che la sovrasta, ma non per l'attualità di una domanda collettiva di verità e giustizia sulla morte di un eroe borghese. Abbiamo aspettato prima di pronunciare il nome in questa città, abbiamo aspettato 20 anni. 20 anni sono tanti. Nessuno ha ricordato in 20 anni cosa era successo a un figlio di questa terra, uno dei figli, permettimi, uno dei figli migliori insieme ad altri, ma uno dei migliori. Non gli hanno dato scampo quella sera del 28 settembre. A finire sotto i colpi fu anche l'amico medico Nicola Soverino, che era in auto con lui. Un duplice omicidio, ancora oggi senza colpevoli, che le cronache del tempo catalogarono con i numeri 143 e 144. Tragica ma parziale statistica degli omicidi di quell'anno di guerra di mafia. Così annota l'archivio Stop 'Ndrangheta. Ma nella storia dimenticata di Demetrio Quattrone e Nicola Soverino, entrambi riconosciuti come vittime innocenti di mafia, ad essere ingiallite non sono solo le foto di quel doppio lutto di famiglie per bene. Né ieri né oggi Reggio Calabria considera un omicidio eccellente, uno spartiacque sottovalutato, quell'agguato al servitore dello Stato che ispezionava e bloccava i cantieri negli anni del sacco edilizio. Gli scritti che ho ritrovato di mio padre già nel lontano 1985, in dei convegni a cui lui partecipava, denunciava quello che era la situazione corruttiva nella provincia di Reggio, perché grazie al suo lavoro aveva una visione a 360 gradi di quelle che erano i movimenti politici, i movimenti mafiosi, corruttivi che governavano la città e che stavano preparando quella che era che poi sarà stata la guerra di mafia. Tra l'altro l'ingegnere era anche cugino di Franco Quattrone, potentissimo segretario regionale dell'ADC al tempo, con un passato da sottosegretario alle spalle. Con la lettera che i Quattrone hanno scritto alla piccola Alice riemerge anche il senso degli appunti a penna, delle note su carta ormai sdrucita che i figli del professionista hanno trovato e fatto avere ai magistrati. Memoria politica e pista d'indagine di un caso giudiziario archiviato però senza processo. Da qui il partito dei palazzinari ha una scelta quasi obbligata: bloccare con sistemi di potere l'attività degli uffici comunali predisposti alla progettazione dell'uso del territorio. E allora la dimenticanza delle istituzioni e della politica che i Quattrone denunciano quando ad Alice scrivono: rabbia, spesso silenziosa e nascosta. La rabbia per le nostre domande rimaste senza risposta. La rabbia per una città indifferente al destino amaro dei suoi figli migliori. Ammonisce le coscienze. E se la parte giudiziaria potrebbe avere il colore della speranza, è la parte civica, spiegata da Alice perché tutti sentano la sferzata di questo colpevole oblio, che rimane in cerca di un nuovo e diverso colore. Lo scempio edilizio intravisto da Quattrone non è stato evitato,
ma questa morte per mafia e cemento a Reggio Calabria in troppi l'hanno dimenticata. La memoria in quanto lutto privato è una memoria che può percepire, comprendere e deve rimanere privata, non deve essere di dominio pubblico, perché è un fatto privato, la mancanza di un padre, la mancanza di una madre, anche se è violenta. La necessità di noi familiari di vittime innocenti della mafia è far capire che quell'uccisione, quell'ammazzare una persona che lavorava in un contesto territoriale è un lutto collettivo, perché quella persona con la sua naturalezza di onestà andava a proteggere tutti i cittadini, con il procuratore attraverso gli incontri pubblici. Il procuratore ha detto che non smetterà di cercare la verità dell'uccisione di mio padre, né tantomeno di tante altre persone che a Reggio, da innocenti, ancora aspettano la verità e la giustizia.